Oggi facciamo gli spiedini! Per prima cosa, invece di mettere le mani dentro l'acqua, ci mettiamo gli spiedini di legno. In questo modo non correranno il rischio di bruciarsi. Con questi in mano si possono fare i baby spiedini! Io voglio fare un baby spiedino, fammelo immergere. Flup. Ma la vera genialata sono gli spiedini con sezione quadrata. Così quando lo giriamo per cucinarlo, sì, non girerà a vuoto, ma girerà anche la carne! Io comincio col baby. Io comincio con un gigante. E anche noi col gigante. Anche tu, siamo Mate. Siamo golosastre. Cosa ci metti per prima? Wurster. Anch'io prima un Wurster. Siete appassionati, ragazzi. Prendi. Qui uno. Abbiamo poi polpettine, pancetta, salsiccia, maiale. E in seconda fila zucchine, polenta, l'intingolo per intingolare la carne, sì, peperone e cipolla. E poi per i più golosi, il segreto della pancetta. E dopo il marshmallow anche. Ah, qualcuno ha guardato nei sacchetti. Sì, ci sarà anche il dolcetto. Faremo il marshmallow sulla griglia. Salsiccia. Chi infilza la salsiccia sarà re dello spiedino. Ale, hai preso una polpetta? Sì, io invece prendo la polpetta. Aspetta che arriva, vediamo se c'è a infilzarla. Ho preso un polpettone. Sì. Guardate cosa faccio. Cosa fai? Maiale. Perché lasciarlo da solo? Questo si chiama anche in gergo spiedino rustico. Il bello è che la pancetta si scioglierà nella cottura attorno alla carne e le dà un saporino veramente buonino. Vado di verdurina. Che dà un bel tocco di colore. Tu giallo. Anche Nicolò giallo. Polentina. Ecco, per me se non c'è la polenta non è griglia. Così come se non ci sono i wurster e se non c'è la salsiccia. Ecco il mio baby. Baby. A me pare Maxi, Ale, l'hai visto? Scusa, ma guarda che Maxi che è questo. Ma tu hai esagerato. Comunque, andiamo sul fuoco. Vai, Niki, appoggia. Stiamo molto attenti alla fiamma. E senti quello sfrigolio. Il mio è semplice. È wurster e polpetta. Wurster e polpetta. Niki, cosa stai prendendo? Golosone. È finito, ne faccio un altro. Un altro bel uguale. Prendi, Davide, il mio super spiedone. Sì, lo metto sulla griglia. E questo è quello di Mati. Arrivo. Eccolo qua. E questo, ma siete velocissimi. Il baby, come lo prendo? Oh, lo cullo. Ciao, cucciolino. Veloce, Davide, un'altra specialità di Mati in arrivo. Fammela vedere. Allora, booster, salsiccia. Booster, salsiccia. Booster. A sfrigolare. Guarda cosa faccio adesso. Fammi vedere, Ale. Cuocio nell'intingolo. Sì. E spennello. Questo rende la carne più morbida e insaporisce. Volendo, potreste anche lasciare marinare circa una mezz'oretta prima. E cosa hai messo, Ale, nell'intingolo? Allora, ho messo. Sì. Salsiccia. Polenta. Salsiccia. Sì. Peperone. Peperoni. Zucchina, carne di maiale, carne, peperone, pancetta, cipolla e polpettina. Nell'intingolo, sì, invece ho messo olio, sì, un terzo aceto, sì, poi un po' di salvia e rosmarino del nostro orto e sì, un po' di aglio terrazza. Ok. Adesso te lo tieni. Sì. Ragazzi, lo spazio però sta per finire. E i miei? Dove li metto? Davidino, come te lo faccio? Allora, me lo fai molto buono. Sì. Guarda, potrei prendere spunto da Nicolò. Interessante. Comunque dai, partiamo dalla polenta. Salsiccia, pancetta, peperone. Eccolo. Peperone, sì. Wurster. E poi peperone ancora. Peperone ancora. Ricordatevi di sgocciolare, perché ovviamente l'olio tende a fare fumo e a bruciare sulla griglia. Sentite il profumino, ragazzi? Ho buone notizie per te e per te, Mati. Non per te, Ale. I loro sono già pronti. Allora, questo è il primo baby spiedino di Nicolò. Carino! È proprio baby. Ha perso la polenta, ma la recuperiamo. E per Matilde arriva Wurster, salsiccia, Wurster, salsiccia, Wurster. Oh, che cosa buona! Qua? Anche il venticello. C'è anche il venticello. Che porta in giro il profumino. Con cosa inizi, Mati? Col Wurster o con la salsiccia? Tutti e due. Salsiccia. Buonissimo. È buono? Voglio mangiare anch'io. Non possiamo, Ale. Allora, Nicolò ha anche recuperato la polenta. Com'è? Buono, ragazzi. Quasi dice. Fammi analizzare. Ale, mi sa che sei fortunata. Sei pronta? Sì. Occhio che scotta. Arriva. Wow. Sono pronta. Che invidia. La polpetta. Avrei iniziato anch'io da lei. Com'è? Buono. Ragazzi. Credo anch'io che sei buona polpetta. Forza. Cuociti. E questi spiedini? Sono sempre loro, Ale. Baby Nicolò, Maxi Matilde. Però finalmente è pronto. Trasporto. Assaggio. Com'è? Buono, Ale. Mi piace. Adesso noi ce li mangiamo per bene tutti. Dopo faremo una pausa tra il salato e il dolce. E ovviamente giochiamo.
ci sfideremo a BBQ Party! La sfida degli spiedini! Di legno non da mangiare, ma da giocare! Ragazzi, li avete aperti e non avete fatto il... giro di scatola! Bravi! C'è wurstel, polenta, pomodoro, fungo, wurstel, zucchina, cipolla, ancora wurstel. Bene, dobbiamo svolgere tutti gli ingredienti che dovremo poi mettere in fila secondo quanto... ci dicono i dadi. Basta lanciarli e nasce uno spiedino fantasia. Metterli in ordine come vogliamo e poi cercare di ricomporre lo spiedino prima dell'altro giocatore. Esatto, si gioca in due, una sfida di coppia. Per giocare in quattro noi faremo così: maschi contro femminucce. Yes. Noi grandi raccoglieremo gli ingredienti e li passeremo ai piccoletti. Diamo il via alle danze! Girale! Allora, scelgo io come metterli. E solo dopo che sono lì possiamo dare il... pronti, attenti, via! Ok, Matti, vai, questo? Polenta. È bisogna mettere il booster. Forza, 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 in fila, in fila. Pomodoro! Questo qua, pomodoro. Così sì. Poi abbiamo il funghetto. Dove sono loro? Funghetto che sta giù. Booster. Ok, cipolla. Attento. E poi abbiamo questa. Fatto! Ah! Spiedino battuto! Ma dobbiamo controllare perché i punteggi si assegnano così. Se è tutto giusto, 10 punti! Il vostro è giusto? Sì. Corrisponde. Noi 6 punti. 6 punti perché, ragazzi, si contano gli elementi e facciamo tanti punti quanti sono giusti gli elementi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima di lanciare i dadi, abbiamo segnato il punteggio con l'app GBR funzione messaggio. E ora facciamo la modalità difficile. Come funziona? Noi passeremo i pezzi ai piccoli che dovranno infilarli senza usare le mani. Così. Lancia! Allora, prima io voglio la polenta, sapete, poi la cipolla e per finire il booster. Siete pronti? Pronti! Via! Polenta. Vai, Matti. Vai, ce la puoi fare. Pomodoro. Dai, 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 di corsa, di corsa, di corsa, in pizza. La cipolla. In questa direzione, giusta? Così, così, così. Sì, ok, perfetto. Booster, booster, booster. Dai che ci siamo. E poi ci siamo, un altro booster. Vai, finito! Il vostro è giusto, quindi fate 10 punti. E siamo a 16. Voi avete fatto 4. E quindi sommate 10 di prima fa un bel... 14. Per la terza e ultima sfida... Facci vincere, facci vincere. Noi terremo su gli spiedini. Così, e voi dovete infilare gli elementi giusti. Vai, Mati. Vai, fateci vincere, dadi. Prima mi piace questo qua. Sì. Poi così. Bello, facciamo un mix. E poi così. Via! Si parte! Vai, brava. Eccoli qua, ragazzi. Cipolla. Occhio al verso degli ingredienti. Adesso un booster. Sì. Funghetto. Dritto. È bellissimo perché è un testa a testa. E poi si vede l'avversario che va avanti. Pomodoro. Il booster. Siamo riusciti a fare un gran completo e a prendere 10 punti. Voi quanti punti avete fatto? 5. La sfida si conclude 26 a 19. E con la zucchina ballerina. Ma il vero campione di BBQ non è una LOL surprise. Chi sarà tra me e Nicolò? Ti sfido, Niki. Incrociamo gli spiedini. Per la sfida definitiva useremo la modalità avanzata, ragazzi. In cui bisogna raccogliere il cibo senza usare le mani. Così. Lanci i dadi. Prepara il nostro spiedino ideale, Matti. Che sarà fatto di pomodoro, polenta, wurstel. Ah, zucchina, wurstel. Wurstel, pomodoro, fungo, via. Ma come si parte? Via. Si parte dal pomodoro. È difficile girare la pallina dalla propria parte. Polenta. La polenta, grazie, Matti. E occhio, non perdere un ingrediente. Vai, Niki. Quando prendi il successivo, wurstel. Zucchina. Perché il no, mi è caduta la polenta. Ah, no. Vai, Niki. Come vai, Niki? Perché fai il tipo, Matti? Fatto! Brava. No. Bravo! Controlliamo! È proprio giusto! Veramente? Sì! Sei il campione! E per finire, come diceva Matilde... Marshmallow! È arrivato il momento! Abbiamo tolto la griglia superiore e in questo modo abbiamo le braci che scalderanno il nostro marshmallow che all'esterno si caramellerà e all'interno diventerà morbido morbido. Mi sembra di essere una marmotta. Vedi? Una giovane marmotta. Abbiamo letto il manuale, adesso lo applichiamo. Non appiccica, ma mi rubi? Ma non vale rubare il marshmallow del vicino. Ma soprattutto, perché ci sono solo 3 marshmallow quando siamo in 4? Eccolo qua. Raffreddiamolo per bene. Com'è, Niki? Mm-hmm. Buono? Sì. Matti, tu cosa dici? Buonissimo. Buonissimo. Ale, tu cosa dici? Buono. Quello per me? Sì. Ok, sì, mi piace caramellato. Marshmallow a me. Confermo, ragazzi. Io è molto il buono. Come il doppio? No, sembra un funghetto. È carinissimo. L'ho fatto. No. Sì, è il triplo marshmallow. Vai. Ale, cosa hai fatto? È carinissimo. Ci siamo appiccicati. Marshmallow di coppia. Vedete, prima diventa all'esterno grumuloso. Poi si caramella e poi si mangia. Nel secondo
questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non mangiate i piedini di legno! Non fanno bene, ma scaricate l'app GBR per non perdervi le prossime notifiche e sapere quando escono i prossimi video! Ciao!